Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. In questo finale dell'estate parliamo di un particolare tipo di turismo che si sta affacciando anche nella nostra provincia, il turismo minerario, grazie soprattutto al sito minerario di Valle Imperina che ha conosciuto una nuova vita con la sua riapertura, avvenuta qualche mese fa. E allora noi proprio per parlare di questo centro ospitiamo e ringraziamo Salvatore Giordano. Buongiorno Salvatore, grazie per essere intervenuto ai nostri studi. Buongiorno Claudio, grazie a te per l'invito. Allora, Salvatore Giordano, direttore generale di Bottle Group, numerose aziende nell'Agordino, una delle ultime appunto la gestione di questo sito minerario di Valle Imperina, che ha una notevole storia, situato alle porte di Agordo, un centro minerario dal 1400 fino al 1962, se non vado errato, per Esatto, ti l'estrazione trovo di... preparato. Sì, abbiamo fatto anche un documentario alcune settimane fa su Telebrun su questo per testimoniare proprio come stanno andando le visite. Quindi avete riaperto tutto il centro che è visitabile. Da qualche mese, ho detto giusto, in occasione della Esatto, Giornata Nazionale dal delle Miniere. 25 di maggio, che è stata appunto la giornata nazionale delle miniere, abbiamo riaperto e abbiamo riaperto tutto il sito, quindi non solo il ristorante e ostello, ma anche casa vacanze, anche le gallerie, il museo dei forni fusori, un altro piccolo museo. Abbiamo in corso adesso una mostra di radio d'epoca e in mostra anche una collezione di pagine originali della Domenica del Corriere del 1890, a partire dal 1890, che parlano appunto di tutti i vari incidenti che sono corsi in miniera negli anni. E allora una visita, quindi alcune delle caratteristiche lei ci ha detto, però soffermerei in questo caso l'attenzione sulla visita guidata. Si sono riaperti i forni fusori, le gallerie, grazie anche a una sinergia, ovvero Bottle Group ha investito assieme però un team di esperti appassionati del settore e nuove guide. Sì, Bottle Group appunto ha vinto la concessione per l'utilizzo turistico delle miniere e quindi siamo riusciti a riaprire e a rendere visitabili le tre gallerie, quindi la Santa Barbara, la Fusinella e la Magni, che sono percorribili per, dacci indicativamente, 60-70 metri. E sono tre gallerie completamente diverse l'una dall'altra, sia per epoche sia per caratteristiche tecniche. E le nostre guide vi accompagnano appunto all'interno di queste gallerie e finito il giro delle gallerie dove oltre a queste possiamo vedere anche il Pozzo Capitale, quindi è visibile, non visitabile ovviamente, ma visibile il Pozzo Capitale e con un breve percorso poi si ritorna giù ai forni fusori, ai forni fusori che ripetiamo sono gli unici esistenti ancora ad oggi in Europa. Forni fusori, le scuderie si possono vedere, si può Certo. visitare l'ex centrale idroelettrica che poi è diventata centro turistico del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che approfitto per ringraziare perché comunque anche il supporto del parco come di tutti gli altri enti è stato fondamentale per la riapertura. Il dottor Vigne che ringrazio e saluto. Come è doveroso ringraziare il sindaco del comune di Rivamonte, il signor Deon, perché ci hanno veramente appoggiato, ci hanno veramente Certo. aiutato. Non dimentico, fammi finire i ringraziamenti per Prego, favore, prego. perché veramente dobbiamo dire grazie a tante persone, fra cui anche i sindaci degli altri, i sindaci e le pro loco degli altri comuni della Conca, perché comunque tutti quanti si sono resi disponibili e ci hanno aiutato in tutto e per tutto. E quindi il coinvolgimento del territorio, le guide formate grazie a una preziosa collaborazione con l'Istituto Minerario Un'altra Follador e gli persona che ho amici dei dimenticato, minerari, bravissimo, perché questo è il bravissimo. turismo minerario, quindi serve anche conoscenza. Sì, il turismo generalista, però quello minerario che richiede anche delle conoscenze per saperlo spiegare. Sì, questo è. Noi abbiamo collaborato con l'Istituto Follador, in particolare con il professor Peloran, che ha formato tutte le guide presenti al parco, presenti al centro minerario. Diciamo che questa collaborazione dimostra che unendo il pubblico al privato si possono raggiungere comunque gli obiettivi, perché
tutti quanti, noi adesso abbiamo fatto il weekend scorso un'ultima festa, diciamo, di chiusura stagione, e dove eravamo tutti contentissimi, certo, perché comunque la stagione è andata veramente molto bene. La stagione è andata molto bene, non si ferma però, sì, il termine della stagione, ma sarà aperto 12 mesi all'anno. I numeri, tra l'altro, Salvatore, sono molto importanti, qui proprio per far capire anche ai nostri telespettatori che veramente il fenomeno sta assumendo una portata oltre che locale, anche regionale, nazionale e forse anche oltre. 10.000 visitatori dall'apertura, quindi da 2 mesi a questa parte, giusto? 10.000 visitatori, e il nostro scopo è appunto quello, come abbiamo detto in diverse occasioni e come è stato, diciamo, anche riportato, faccio il nome di Ospitalità Diffusa, che è un'associazione presente in Agordino per quello che riguarda lo sviluppo turistico. Noi vogliamo essere la porta della Conca Agordina, quindi l'attrazione principale dalla quale poi si dirameranno tutti i servizi che creeranno un indotto turistico, speriamo, molto importante. Certo, ci aveva parlato proprio in occasione della festa il fine settimana scorso. Torniamo sui numeri molto importanti: 150 ingressi giornalieri in media in agosto, giusto, esatto, direttore? E quindi un numero importante. Oltre a quello si può andare oppure no? Questo è il limite. Quest'anno ci siamo prefissati questo obiettivo ed è stato superato, diciamo raggiunto e superato, perché comunque le richieste erano notevolmente superiori, ma le stiamo spalmando adesso anche nei prossimi settimane, perché comunque la stagione turistica fortunatamente sembra che si stia allungando, okay, e anche questo è un obiettivo che si pongono tutti gli operatori turistici della Conca. Ecco, si parla di destagionalizzazione, quindi, però richiede anche dei servizi, e il vostro credo possa essere un servizio tale per cui un turista che ha lo scopo di approfondire le conoscenze minerarie o ha la curiosità di vedere questo sito possa fermarsi anche per più giorni, e quindi un ulteriore volano verso questo allungamento delle stagioni, visto che sarete aperti 12 mesi all'anno, se non sbaglio. Esatto, perché diciamo, quando noi abbiamo preparato il progetto del centro minerario, abbiamo ovviamente fatto delle analisi di mercato. Le analisi di mercato dicevano che il turismo culturale è in forte crescita in Italia. Il turismo minerario in crescita esponenziale, ecco. Quindi diventerà l'attrattiva nei prossimi anni, l'attrattiva del settore turistico, perché diciamo le persone hanno già ormai visto tutto, visto il mare, visto la montagna, visto i monumenti, non ho visto una miniera, perché una miniera è una cosa particolare, una cosa comunque che vale la pena visitare sia dal punto di vista tecnico, perché comunque all'interno si possono imparare un sacco di si trovano un sacco di invenzioni, un sacco di espressioni dell'ingegno umano all'interno, certo, sia dal punto di vista storico, perché comunque diciamo si ripercorre la storia che tutti conosciamo, ma in più si unisce a quello che è l'industria del momento. E noi crediamo di poter raccontare, esatto, un bel e in più anche aggiungo, anche le famiglie si divertono. A me è capitato proprio nei giorni scorsi di aver visto una famiglia con due bambine piccole, abbiamo fatto il giro e le bambine sono divertite tantissimo, quindi si può unire storia ma anche per le famiglie, quindi certo, fruibili per tutti. Avete fatto un'analisi, quali potenzialità, dove potete arrivare col centro? Noi possiamo arrivare innanzitutto a creare una vera destagionalizzazione, come hai detto tu prima. Perché adesso stiamo puntando sulle scuole delle regioni attigue, e quindi pensiamo di riuscire a lavorare tutto l'anno con, certo, appunto le visite scolastiche, perché le gite sono quale posto più adatto per portare i ragazzi ad apprendere quello che è stata la storia di un territorio. Certo, e poi ha riportato anche dei posti di lavoro, mi sembra, in Agordino, che non è particolare trascurabile. Abbiamo diciamo definito la seconda vita di Valle Imperina, perché all'epoca è stata appunto il centro, il focus della vita lavorativa di quasi tutti gli abitanti della Conca Agordina, e adesso vogliamo che ridiventi, sta vivendo appunto una seconda vita, quindi con tanti lavoratori assunti e siamo una bella equipa. Perfetto, siamo quasi in conclusione, Salvatore. Diamo le informazioni per prenotare la visita, perché mi sembra sia su prenotazione, giusto? Per esatto, la sul nostro sito www.centrominerariodivalleimperina.it trovate tutte le informazioni.
Le visite sono prenotabili anche da un giorno all'altro. Ovviamente, se si è in gruppi, è meglio prenotare con un po' di preavviso. E allora ringraziamo, un buon lavoro a lei e a tutto lo staff del Centro Immunitario di Valle Imperina, grazie quindi a Grazie. Salvatore Giordano. Grazie mille. E a voi tutti grazie per la gentile visione, a Simone Tollotta alla regia e l'appuntamento rinnovato alla settimana prossima per un altro numero di Dolomiti Turismo.